I preach, my dear friends, you're about to receive on John Barleycorn, nicotine and the temptations of Eve. Non perdo altro tempo, risalgo verso nord e prendo ad est, verso l'interno, destinazione Salinas. Non vorrei segnalare questa stagione come quella del mio scontento, del mio inseguire cose che non riesco a raggiungere. Del resto, non ci sono trame segrete per arrivare ai luoghi degli scrittori. Salinas, non saprei descriverla se non dicendo che si deve accordare il nostro sentire alla mediocrità. Sarebbe inutile raffigurarne le case basse e le strade deserte, i poveri giochi dei bambini in un misero parco pubblico e qualche bar che raccoglie i piccoli clan della gioventù sbruffona e ignorante. La Main Street è la strada di tutti e di nessuno, porta ovunque, ma più spesso dirige solo qui, polarizzandosi su se stessa e la sua inquieta monotonia. Tuttavia, è sulla Central Avenue che sto per entrare. Io sono alla ricerca di case, si sa, e qui c'è quella di John Steinbeck. Ecco, c'è un piccolo giardino con un cartello. La Steinbeck's House è diventata un ristorante. E per giunta aperto solo a pranzo. È pomeriggio inoltrato e tutto è spento. Anche qui c'è un'area di dismissione, la mia dismissione, quella reazione incontrollabile alle esperienze mancate che mi accompagna in questi due pomeriggi dedicati agli scrittori. Lo Steinbeck Center è poco più avanti, ma a quest'ora è chiuso. Lì ci sono documenti e manoscritti di Steinbeck, ma non c'è alcuna possibilità di entrare. Chiuso. Guardo la parete ovest della casa e quella finestra, al secondo piano, che si presume fosse lo studio dello scrittore. E poi un'ultima occhiata, ed esco da questo mortorio, da questa profonda pozza di tristezza di Salinas. Oh, tutto è chiuso a Salinas. E quando qualcosa è chiuso a Salinas, è più chiuso che da qualunque altra parte della California.